La delocalizzazione delle fonderie cooperative di Modena dal quartiere Madonnina a Navicello continua a far discutere. Questa volta ad intervenire la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Giulia Gibertoni, che con una interpellanza in viale Aldo Moro ha chiesto alla giunta di intervenire per cercare una soluzione per far sentire la propria voce. Ho sollecitato l'anno scorso l'assessorato all'ambiente perché provvedesse a varare la prima normativa regionale, che non c'è, manca, e questo è grave, sulla prevenzione delle emissioni d'origine. Mi assicurarono che l'avrebbero fatto e che ci avrebbero lavorato anche in accordo con altre regioni che sono più avanti di noi e hanno già questo tipo di regolamenti, quindi questi problemi vanno risolti su più sponde. Ora che i tempi sono maturi, la regione abbia un atteggiamento illuminato e, dove si tratta di fare anche coordinamento tra enti locali, lo faccia, si sieda attorno a un tavolo con i comuni impattati, con Modena, con Nonantola, apra alla partecipazione dei cittadini, in particolare i cittadini della frazione di Campazzo, se è vero che è proprio a quei confini che si vuole spostare le fonderie, e scongiuri la possibilità che tra pochi mesi, tra un po' di tempo, noi siamo di nuovo a parti, diciamo, inverse, sarà Nonantola, non sarà Modena, a lamentarci perché ci sono cittadini che avvertono malesseri, cittadini che si sentono abbandonati dalle istituzioni e via così. I rappresentanti dei comitati di salute e ambiente evidenziano come a Navicello siano già presenti due aziende di zincatura catalogate al pari delle fonderie come aziende insalubre e che l'accumulo degli inquinanti andrebbe a creare un mix di molecole organiche e inorganiche dannose per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Per dire no alla delocalizzazione hanno dato vita ad una petizione online e per la giornata di domani saranno in piazzale Alessandrini a Nonantola per una raccolta firme.